moto? Partita la prima batteria con Filippo Moroni. Davanti come primo riferimento. Moroni, poi Bossi. Moroni, Bossi, poi Leo La Rosa in terza posizione. L'hanno presa bella decisa, adesso è Riccardo Bossi. Non mancano due giri, Bossi, La Rosa, Clementoni. Alessio Clementoni sfortunatissimo nella gara di ieri. Incappato in una sfortunata eliminazione quando aveva già diversi punti. Siamo al passaggio di meno 2 con Bossi che passa in 52-70. Bossi, Leopoldo La Rosa, va davanti La Rosa, Clementoni, Bossi, Menegaldo. Suona la campana. La Rosa e Clementoni, due giovanissimi senior, La Rosa addirittura il primo anno di categoria, già medagliato due volte su due gare. Alessio Clementoni, tempo 1:25:53, 1:25:53. Arriva anche Edoardo Chittofrati, 1:25:53 il tempo. Partita, questa seconda batteria, 1:25:05. Davide Casoni si è incaricato subito di fare l'andatura. Poi Barison. Casoni, Barison, tre bastoni di Dio. Sono rimasti in due, sono Matteo Barison e Daniele Cavassone di Dio. Matteo Barison è molto bravo, la gara di ieri, tra l'altro vittima di un misunderstanding a livello comunicativo, era stato annunciato come terzo classificato, in realtà terzo classificato al traguardo, c'è stato un errore di comunicazione. Passano in 53 secondi netti. 53 secondi netti, leggermente più lenta della prima. Adesso Barison, Cremaschi, Cirilli, Casoni, questi primi quattro. Suona la campana, vogliono entrare insieme sul traguardo. Numero, rimane in piedi Matteo Barison con numero da circo, bravissimo. E adesso sono Lorenzo Cirilli e Andrea Cremaschi. Andrea Cremaschi ieri protagonista di una bellissima semifinale oltre al podio. Cirilli e Cremaschi, 1:26:84, campione del mondo su questa distanza Andrea Cremaschi un paio di anni fa. Fradi Junior chiudono comunque praticamente insieme Cirilli, anche se Giuseppe Bavante medaglia di bronzo al campionato europeo proprio sui 1000 metri, distanza estremamente significativa. Sargoni, Cannoni, Bedon, poi Matteo Casadei, rimane davanti Dani Sargoni, adesso va Cannoni, anche per lui gran condizione in questo campionato. Cannoni, Bedon, Casadei, Bramante. Adesso è Marco Bedon. Incrocia tutta la curva e occhio al primo riscontro, è lui che passa in 52-89, leggermente più veloce della batteria precedente, 52 alto, adesso Casadei, poi Giuseppe Bramante, suonerà la campana, 1:25:05 per passare di diritto, è proprio il nostro miglior fondista, passano sotto l'1:10, dovrebbe essere sui tempi della prima, leggermente più lenti della prima. Bramante e Sargoni arrivano praticamente insieme in 1:25:55. Due centesimi di secondo più lenti della prima batteria, si potrebbe passare con il tempo.
partita la quarta. Quarta batteria con Sardariello, Pescara l'ultima con la maglia tipica, strisce bianche e azzurre del Pescara nelle varie discipline e anche nel pattinato. Sardariello, poi Mattia Niero che adesso passa. Leggiamo le ragazze recuperate con il tempo: Melissa Gatti, Sofia Saronni, Jennifer Rodriguez, Ilaria Carrer, Valentina Buccolini, Federica Di Natale, Luisa Mulaway, Ilaria Ronzani e Giorgia Valanza. Torniamo con attenzione su questa batteria quando siamo al primo controllo cronometrico. Niero passa in 54 secondi netti. Ciarlariello va avanti, siamo sui tempi più o meno leggermente più lenti della batteria precedente. Ciarlariello, poi Giuliano Maoloni in seconda posizione, poi dovrebbe essere Bernabei, sì, è lui. Suona la campana, passano in 1:11. Ha fatto un grande ultimo giro Giuliano Maoloni, che ha preso un buon vantaggio su Ciarlariello, passa con 1:28:48, diciamo un po' più lenta delle altre, 1:28:48 Giuliano Maoloni. Simone Baroni, poi Maiorca che si mette subito dietro di lui, poi Marsili e Luca Zani, questi primi quattro quando siamo ancora nelle fasi interlocutorie. Gran condizione quest'anno anche per Vincenzo Maiorca, che ha vinto il titolo sui 100 metri su strada e qui si è presentato in buona condizione. Lucio Marsili, Luca Zani, sono molto interessanti, sono veramente spettacolari queste 1000, fino a partire anche dalle semifinali, già dalle semifinali sono assolutamente da seguire. Adesso Maiorca, Marsili e Zani passano in 52, quindi siamo alla batteria fino a questo momento più veloce, sui tempi della prima, diciamo, leggermente più veloce della prima. Marsili, Maiorca, Luca Zani. Adesso sono in 4 quando suona la campana, passano in 1:08, passano in 1:08, è la batteria più veloce. C'è anche Lorenzo Bosco si mette in terza posizione. Duccio Marsini e Luca Zani che si è agganciato al campione di Siena, infatti chiudono in 1:25 secondi netti, che è la batteria più veloce fino a questo momento, 1:25:00. Parte spartissimo Alberto Salino con Fioretti in seconda posizione e poi proprio Grandesso. Salino, Fioretti, Grandesso, Iuri Soriani, i primi quattro. Si aggancia anche Fabio Quadarella. Sono tutti in fila. Quando al passaggio però mancheranno ancora tre giri. Fioretti, Salino, Soriani. Sono passati 52:86 nella batteria precedente. Qui siamo a 53:21, leggermente più lenta. Leggermente più lenta. Salino, adesso va Soriani, è proprio Iuri Soriani che prende la campana, 1:09, leggermente più lenta, 7 decimi più lenta rispetto alla batteria precedente. Soriani, Salino e Fabio Quadarella, arriva Iuri Soriani, 1:25:91, infatti 9 decimi più lenta, 1:25:91. Thank you.
Zarlenga davanti, poi Virginie, grande condizione per lui. Di Gennaro, anzi, no, esatto, no, infatti qui siamo a Zarlenga, rimane davanti, anzi lascia il passo a Mattia Di Gennaro, infatti va scambiato Di Gennaro, poi Zarlenga, quando al prossimo passaggio mancheranno due giri. Vediamo come da questo momento in avanti, interpretata la batteria, sono in 5, sono tutti vicini. Adesso è ancora l'atleta del patinatore San Mauro torinese, Andrea Zarlenga. Siamo al passaggio 53,9, decisamente più lenta della batteria precedente. Adesso è Giacomo Mazza all'esterno, invece Angeletti, già medagliato in questo campionato, Angeletti Maiorca, Andrea Angeletti che ha preso un po' di vantaggio. Qui si passa sicuramente col primo posto, più difficilmente con il tempo, infatti il tempo di 1:26,74, Angeletti 1:26,74. Simone Proverbio carica di fare l'andatura, poi Fiorito in seconda posizione, tutti gli altri sono ancora molto vicini, sono 200 metri percorsi. È il turno di Fiorito, che però decide di non aumentare, allora si ne incarica Semenzato, tenere alto il ritmo. Luca Semenzato, pericolo mortale, va bene così. Al prossimo passaggio, poi con riscontro cronometrico, rimane davanti l'atleta del gruppo sportivo Scante di Venezia, passa Fiorito, poi Salino numero 66, poi la munizione 66, passa Roberto Fiorito in 56, non si passa con il tempo qui. Fiorito, Salino, Giolo, Alberto Salino, passa in 1:12. Enrico Salino, Roberto Fiorito, hanno preso un po' di vantaggio, recupera Fiorito, recupera bene e arrivano praticamente insieme con il tempo di 1:28,04. Per quell'interno lì.